fare una roba folle, comprare una macchina all'asta, che poi voglio dire, ne varrà la pena? Perché alla fine uno lo fa per questo, no? Dico il comprarlo all'asta perché uno la macchina la compra perché gli piace di base. Quindi dopo averla cercata in lungo e in largo, forse l'ho trovata e ora vi racconto un po' meglio. Che momento particolare. Cioè quello in cui sei ancora in tempo a non fare cacate e quello in cui stai per comprare un'auto. Computer alla mano e vi spiego meglio. C'è un sito internet che tratta macchine all'asta e fino qua tu dirai e chi se ne frega, se non che vado a vedere le macchine all'asta e trovo una bellissima Ferrari Portofino che abbiamo già testato, una bellissima Lamborghini Huracan che abbiamo testato un po' di volte, una BMW E30 che ha fatto la storia, una Porsche 930 tra l'altro in Italia, c'è addirittura una Formula 1 del 1991 in vendita e come vedete tutte le macchine hanno in un angolino il prezzo di vendita sia in dollari sia in euro perché è un sito internazionale. C'è una cosa che vi devo dire. Avete presente la bellissima e nuovissima GT3 RS che ho avuto anche la fortuna di provarla in pista? Beh, riuscire ad avere quella macchina lì è estremamente difficile perché c'ha pochissime quote. Ma la Porsche GT3 RS mi ha segnato il cuore per una ragione in particolare. Il motore che arriva fino a 9000 giri aspirato, che è una goduria unica. Ragazzi, c'è poco da fare. Eccola qua, signori e signori. Porsche GT3 RS 991, che è fantastica, è un'auto talmente da pista, talmente estrema, che viene utilizzata pochissimo. Non soltanto da questo proprietario che ha percorso la bellezza di 13.000 km in 7 anni, cioè circa 2.000 km all'anno per intenderci, ma anche cercando online la situazione non è molto differente. 3.900 km, 2.300, 13.000 km, quelle che ne hanno di più 25.000, cioè praticamente sta macchina uno la prende e non la utilizza. Signori, io l'iscrizione l'ho fatta, la macchina è questa, siamo a 148.000 euro l'offerta più alta per ora, un check l'ho già fatto e qua tutte le offerte fino ad arrivare ad ora 148.500. signori, lo sto facendo, fai un'offerta in diretta. Mi sto sentendo male, devo riprendere anche col telefono sta roba. 149.000, qua i termini e condizioni da accettare. Ma non ci credo! Ho appena fatto un'offerta, subito ha risposto Rudolf TR nome in codice con un'offerta un po' più alta della mia perché puoi impostare un'offerta massima. Ma non molliamo, offriamo ancora. Di nuovo. Offerto 150, di nuovo 150 e 500. Offro ancora. Direi che lui si era fermato a 151.000. Dai che offriamo 151.500, secondo me dovrebbe poi essere mia, a meno che qualcuno non offra di più entro le 5 ore rimanenti. Vai. Non è che sono completamente matto, quando dico ho fatto un check è perché ho guardato su Car Vertical e ho visto che la macchina in questione non solo non ha realmente subito nessun danno, ma ha subito continui controlli per cui sono sicuro che il motore è ok, tanto che l'ultimo controllo l'ha avuto a 12.500 km e ora ne ha 13.000. Tra le varie auto ho visto anche questo Carrera S che è stato letteralmente distrutto, oltre ad aver subito un incidente è andato anche a fuoco, quindi scartata a priori. E l'unica altra alternativa era sempre un GT3 RS svedese ma con un po' di chilometri in più, e a giudicare dallo stato finanziario giuridico in cui si trovava, probabilmente in leasing sarebbe stato molto più complicato prenderla. Ragazzi, a 5 ore dalla fine sono virtualmente proprietario del GT3 RS. Cioè, è adrenalinico sta roba. Per ora è mia. Chiamo Jack, che è lui che mi ha detto, ah vai, vale la pena, vai, vai, compra, compra, compra. Giacomino, sì. Sei pronto a vedere? Fa sul serio l'Andreino, eh? Vai. 148.5. Andrea Pirello entra in gioco a 149. Ma vecchio, ma perché devi stai offrendo adesso che mancano ancora 5 ore? Da stupidi. Guarda qua che trattativa. A few moments later. Figa, mi è arrivato un messaggio dolorosissimo. Hanno fatto una preautorizzazione sulla carta di 7.000 euro, che è la commissione da pagare se vinco l'asta. E quindi c'ho meno 7k... sui due piedi. Bella idea, eh? Questa macchina, che cos'è questa? Il prezzo è un'asta. No, la stai comprando? Perché? Cosa vuol dire perché? Hai detto che è bella? No, dai, mi spieghi bene. Cosa devo spiegarti? Cioè, tu stai comprando una macchina? Sì. Per te? G3 RS. Quanto vuole Rudolf? Rudolf si è fermato a 151.000. E tu? 151.500, sono. Cioè, ho cambiato maglia perché ero sudato, cioè, troppo in ansia. Mi sono già caricato, cioè, capito? La sento già mia, che è la cosa peggiore. Ho già visto quanto ci vuole da Bologna a Göteborg, Svezia, 1.800 km, 21 ore. Chiama Manuel Grandi. Senti, sono virtualmente
attualmente proprietario di una macchina. Ok. Indovina che macchina è? Una figa, ma di che anni? Abbastanza fresca. Facendo di Porsche. Quindi? Quindi un Belgi 3RS. Bravo! Yuhu! So, c'è mica male. È in Svezia. Aggiornami che se la vince ne posso prenderla. Che figo. Adesso, signori, è il momento della mamma, che si aspetta già qualcosa, ma non ha idea di cosa, perché gli ho detto: mamma, sto facendo il video, perché mia mamma non si riesce a pregare. Wow. Che te ne pare questa? Bellissima. Arancio. Quella lettone. Questo è il modello 911S. No, GTS. Brava, dai. Ci sei quasi. GTS Special. GT3 RS. Mi piace. Andre. Guarda i sedili come sono scomodi. Ah, perché da pista. Questa qua è un'asta, sì. Ok? Ah, ok. Leggi i nomi. Ludo. Poi c'è Flerio Nisto. La vuole Flerio Nisto. Continua a rialzare. Poi c'è Rudolf. Pure questo. Poi c'è Andrea Pirillo. Poi Rudolf rilancia. Ah, 500. E io subito rilancio. No. Poi Rudolf rilancia. Io subito rilancio. Sì, Andrea, ma a me non mi piace tanto, te lo dico. A me mi non si dice. Però a me non piace perché è troppo sportiva. E poi non è neanche cabrio. Mamma, ormai sono il miglior offerente. E che palla? Da che conto l'hai preso? Dal mio? Cosa ne pensi di questo acquisto? Perché siamo messi tutte e due di rosa? Mamma, ma tuo figlio sta comprando una macchina e non lo caghi neanche. Ma no, perché non mi piace. E non è una macchina comoda. E neanche utile. Ecco il feedback della mamma. Ho appena messo l'anima in pace a montare il video quando è arrivato il messaggio che non avrei mai voluto ricevere. Nuova offerta a 152.000. E mancano 2 ore e 40. Later. Manca un'ora e mezza. E rilancerò fino a 152.000. 2500, ma lo farò strategicamente questa volta, ovvero alla scadenza. A questo punto chiedo un consiglio a voi. Porsche GT3 RS, perché mi sono interessato a quest'auto? Esteticamente sembra perfetta. Ha sì qualche segno superficiale, ma niente di esagerato. Ha quest'ala dietro favolosa. All'interno è a tutti gli effetti una macchina da pista con sedili da gara e roll bar posteriore, per non parlare delle cinture. 0-100 in 3 secondi e 3. Ha superato i 111 punti Porsche, cioè un controllo specifico su tutte le parti della macchina, come vedete il tic, cioè. Questi sono i tagliandi che la macchina ha fatto, per cui un'ulteriore garanzia. Ed è per questo che ho deciso di comprarla. Ma se state guardando questa parte di video, è chiaro che forse qualcosa non è andato come avrei voluto. Avete già capito tanto. Cioè, voglio dire, no? Una Portofino che vale 220.000 euro. Perché a 30 minuti alla fine vale 150? Lei, vabbè, più o meno è in linea. Ma lei è schizzata di brutto. Cioè, è subentrato questo qua, John Grease, che ha fatto un'offerta da 56.5. Ok. A 3 minuti dalla chiusura siamo a quota 156.000 euro. Cioè, stanno impazzendo. Ogni minuto c'è un rilancio e la macchina si alza di prezzo. La seguiamo insieme. 26 secondi e 158.000. 1500, si è già rialzato. Altri 2 minuti. A questo punto c'è chi offre di più. Attenzione. Venduta, no, per cui mi sono fatto prendere. Alla fine ho offerto 158.500, ma lo scandalo ha voluto che il prezzo di riserva della Porsche GT3 RS che abbiamo visto era superiore, per cui la macchina è rimasta invenduta. Cioè, ma voglio dire, dimmi, no, qual è il prezzo di riserva, io ci faccio una ragionata. Fatemi sapere voi qua sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo mezzo, se comunque devo farci un pensierino, che secondo me qualcosa si trova, e se anche voi come me eravate convinti che ormai prossima settimana sarei dovuto partire per portarla a casa.